Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro gli ultimi prodotti finiti prima della fine dell'anno. Prima di iniziare vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. Allora, inizio con un prodotto che avevo da una vita, della Yves Rocher, ed è un gel doccia in un'edizione limitata invernale che ce n'è ancora in realtà un po', quindi più tardi l'andrò a finire con l'ultima doccia, però intanto volevo mostrarvelo. Mi è piaciuto molto, soprattutto per la profumazione di mela, veramente molto molto buona. Chi mi segue sa che insomma i prodotti della Yves Rocher non li acquisto più, quindi terminerò quelli che ho, ma non andrò a acquistarne di nuovi. Comunque questa era un'edizione limitata, quindi non si trova più. Altro prodotto in edizione limitata che non si trova più è della Sien, ed è questo gel doccia alla lavanda, che mi è piaciuto moltissimo, soprattutto appunto per la profumazione molto molto buona di lavanda. Ottimo, però non credo ci sia ancora. Altra edizione limitata, preso sempre dalla Lidl, però questo è del marchio Vivo di Natura Bio. È un bagno doccia soffice a braccio. Questi qua sono certificati biologici, era in un set dove c'era anche un burro labbra e qualcos'altro che non mi ricordo. Buonissimo, una buona profumazione tipo di latte e miele, che a me è piaciuta moltissimo, delicato, efficace, non andava a seccare la pelle. Questi set con questi prodotti si trovano spesso alla Lidl, soprattutto in questo periodo di feste. Ottimo, veramente molto molto buono. Altri prodotti in edizione limitata sono due prodotti che ho trovato nel calendario dell'avvento dello scorso anno. Questo è un gel doccia di Alverde, molto buono, mi sono piaciuti tutti questi mini gel doccia, cambiava solamente la profumazione, buoni e pratici perché appunto sono in questo formato molto piccolo da 50 ml. Poi abbiamo questa lozione per il corpo di Balea, che però non è finita perché sa tantissimo di cannella, io odio la cannella. Questo qua scade a novembre del 2023, quindi la regalerò a qualche amica, però io non la utilizzerò sicuramente. Per quanto riguarda invece i capelli, ho terminato questa maschera della Garnier alla banana, che a me è piaciuta molto, anche se devo dire la verità ho preferito quella alla banana della Sien, perché l'ho trovata molto più efficace, più districante e mi piaceva di più la profumazione. Questa andava a districare, ad ammorbidire bene i capelli senza andarli ad appesantirli, la profumazione non mi ha fatto impazzire, buona, ma se dovessi ricomprare una maschera del genere sicuramente mi butterei su quella della Lidl. Terminato poi questo shampoo di Alverde della linea Proclimate, è una linea che oltre a essere vegan, certificata biologica e quindi già di per sé attenta all'ambiente, è ancora più attenta perché qua utilizza dei packaging più sostenibili, anche un tipo di produzione più sostenibile e niente, mi è piaciuto, era uno shampoo molto concentrato, quindi andava diluito e ne andava a utilizzare, ne bastava veramente pochissimo. La profumazione di melissa veramente molto molto buona, ne bastava poco, faceva tantissima schiuma, lavava bene i capelli, mi è durato veramente tanto. Questi prodotti di questa linea non sono così tanto economici, il gel doccia non mi era piaciuto, lo shampoo devo dire invece che l'ho trovato molto buono. Altro shampoo terminato è questo di Bioscaline, è uno shampoo fortificante, volumizzante, che a me è piaciuto molto in combo con la maschera della stessa linea, che però sto finendo, e devo dire che utilizzando questo e la maschera ho notato dei piccoli capelli nuovi che non avevo. Io perdo molti capelli per via dell'endometriosi e con il cambio di stagione dall'autunno all'inverno ne ho persi come tutti, molti di più, quindi sono andata ad aiutarmi con questi prodotti che devo dire mi hanno aiutato. Non è la soluzione ai problemi, dipende anche da che cosa è dovuta la caduta ovviamente, però comunque devo dire che mi hanno aiutato. L'unica cosa che non mi è piaciuto di questo shampoo, come anche della maschera, è che ha una profumazione maschile molto molto forte, che è anche buona, il problema è che è talmente forte che a volte mi faceva venire il mal di testa. Detto questo, comunque è un buon prodotto.
prodotto, non sono economici. Poi, terminato questo l'ennesimo detergente intimo di Intima Più, questo è quello con pH 3.5, con antibatterico naturale, a casa mia utilizziamo praticamente sempre questi boccioni, ci troviamo bene, costano poco e durano tanto. Terminato poi questo burro labbra di Officina Nature, questo è il Mood Toffee. Ottimo, ne avevo provato un altro che mi era piaciuto come burro labbra, ma non mi aveva fatto impazzire la profumazione, infatti non l'avevo terminato. Questo invece è una profumazione buonissima e in più è molto nutriente e idratante, non unge le labbra, le va proprio a proteggere e riparare, veramente un ottimo prodotto. Terminata poi questo gel detergente per il viso di una linea limitata della Lidl, questo qua della Sien, è un detergente al carbone attivo, quindi aveva un colore nero, mi è piaciuto, l'unica cosa è che andava a seccare leggermente la pelle, quindi non so se lo andrei a riacquistare, e in più facevo un pochino di fatica a risciacquare bene il prodotto dal viso. Altro campioncino del calendario dell'avvento di Balea è questo burro per i piedi. Questi burri piedi di Balea ne ho provati parecchi con i calendari dell'avvento e mi sono piaciuti tutti perché vanno a nutrire molto bene la pelle, non lasciano però i piedi unti, si assorbono in fretta e mi sono piaciuti moltissimo. Ultimo prodotto sono queste salviettine della Organic. Queste sono salviettine intime certificate ISEA e Vegan OK per pelli sensibili. Queste le ho prese perché erano in sconto al DM. Le ho utilizzate sì come salviettine intime, ma in realtà come salviettine multiuso. Io le salviettine cerco di utilizzarle il meno possibile per non inquinare, però diciamo che ci sono dei momenti in cui mi servono, quindi un pacchetto di salviette in casa le tengo sempre. Sempre meglio, insomma, preferisco quando devo prenderle sceglierne magari un pacchetto appunto che sia perlomeno meno biologico per inquinare un pochino meno. Comunque queste ottime, non era la prima volta che le acquistavo, sono ben imbevute, una profumazione molto molto delicata e neutra, buone. Ok, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo, fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Il mio video finisce qua, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!